In apertura, come sempre, la notizia, secondo noi più interessante del giorno. Si alza l'età media dei morti per coronavirus, ma grazie alle misure si abbassa quella dei diagnosticati. Comunque, virus è sempre lì. Fondamentale il tracciamento con Immuni, l'app sul telefonino ed i cosiddetti detective del virus. E subito dopo il focus, l'ablazione cardiaca cosiddetta ibrida, con una tecnica innovativa introdotta proprio dal team di Giuseppe De Martino, che vedo già collegato con noi. Benvenuto, dottor De Martino, il team che effettua l'intervento in un solo momento invece che in due momenti diversi, come si fa di solito, con un intervento complessivamente poco invasivo in grado di risolvere le aritmie cardiache di particolare gravità, quelle che oltre a caos che causano i disturbi tipici delle aritmie, cioè cuore che batte più veloce o che più lento, può anche provocare il rischio doppio di ictus per il paziente. Il Giuseppe De Martino, personaggio molto popolare, giovane cardiologo, aritmologo, fondatore del gruppo Servisan, in servizio presso la casa di cura Salus di Battipaglia, ma anche alla Mediterranea a Napoli e in altre strutture del sud, dove effettuano questi interventi mini invasivi che guariscono definitivamente le aritmie cardiache, quelle fibrillazioni atriali quando il nostro cuore può battere troppo lentamente o troppo velocemente, comunque in maniera irregolare. Ed allora abbiamo, come si dice, un'aritmia cardiaca, una irregolarità del battito abbastanza comune che si chiama fibrillazione atriale, di cui secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità soffrono nel mondo 35 milioni di persone, in Europa 10 milioni, in Italia almeno 800 mila, di cui 4 su 10, attenzione, non sanno di averla. Dunque, dottor De Martino, sulla fibrillazione atriale si può intervenire con la crioablazione o la ablazione con, quindi o con il freddo o con il caldo, quindi con la radiofrequenza. Ma ricordiamo un po' che cosa sono le aritmie, insomma, cominciamo a spiegare questo. Quali sono quelle più gravi, quali rischi si corrono, quali sono le casistiche? Le aritmie possono essere tante, ma quella più importante, più frequente nella popolazione è la fibrillazione atriale. È talmente frequente da coinvolgere e interessare il 3% della popolazione. Aumenta la sua incidenza, la sua prevalenza, aumentano con l'età. Pensi che da un 3% medio nella popolazione arriviamo a 10% di interessamento nei pazienti sopra i 70 anni. Non è solo molto diffusa nella popolazione questa aritmia, ma è anche foriera di problemi e rappresenta da sola un terzo di tutte le cause di ictus. La fibrillazione atriale è un'aritmia che può dare ictus perché va a formare trombi, dei coaguli nel sangue, che poi staccandosi si formano nel cuore, poi si staccano e possono andare al cervello o negli altri organi dell'organismo e creare appunto ischemie, quindi ictus. Quando arrivano al cervello danno l'ictus e quindi è un'aritmia che rappresenta un problema, una piaga sociale, un problema importante per la sanità, perché causa di elevati costi e di Sì. malattie importanti, di sequele importanti. La fibrillazione atriale diventa sempre più frequente anche perché la popolazione invecchia. Grazie a Dio sopravviviamo di più, ma compaiono poi delle malattie come la fibrillazione che sono proprio tipiche dell'età più avanzata. Sì. Noi cardiologi siamo impegnatissimi nel contrastare questo tipo di aritmia, e in particolare noi aritmologi. Insieme ai colleghi cardiologi la contrastiamo con dei farmaci che sono sostanzialmente di due tipologie. Da una parte i farmaci antiaritmici, che sono quelli che servono a prevenirne la comparsa, dall'altra invece i farmaci anticoagulanti, che sono quelli che invece cercano di evitarne le conseguenze legate alla tromboembolia e quindi quelle che cercano di prevenire l'ictus. Sono farmaci che in questo caso sciolgono di più il sangue e evitano che si poi riducono la possibilità che si possano formare dei trombi all'interno dell'atrio e che quindi questi possano poi dare ictus. Quando i farmaci antiaritmici non sono sufficienti a contrastare l'aritmia e quindi quando il cardiologo ha esaurito i propri mezzi, ecco che interviene poi chi come me fa l'aritmologo.
con delle tecniche che si chiamano genericamente ablazione. Ablazione è una parola, un contenitore che contiene diverse tecniche. La prima, la classica, è quella transcatetere a cui faceva riferimento lei. Per 20 anni abbiamo utilizzato questa tecnica che prevede l'inserimento di un sondino dall'inguine, quindi dalla coscia, e che attraverso le vene e le arterie arriva nel cuore e consente di effettuare delle bruciature per interrompere questa aritmia. In realtà la fibrillazione atriale va immaginata come una sorta di ribellione del cuore. Il cuore è un organo complesso, ma che è regolato da un sistema di funzionamento semplice e molto preciso. C'è una sola cellula che comanda su tutte le altre, c'è una gerarchia, è una monarchia assoluta il cuore, c'è un re che comanda e tutte le altre cellule che devono pedissequamente obbedire. Sì. È poco di romantico nei nostri cuori. Sì, la fibrillazione atriale è una ribellione, una ribellione dove compaiono delle cellule impazzite che si ribellano a questo ordine del re e che quindi creano un grande caos. L'ablazione significa andare a distruggere queste cellule impazzite. Sì. Con l'ablazione tradizionale, quella dall'inguine, è possibile raggiungere circa il 60-70% delle cellule impazzite. Sì. E quindi è possibile ottenere una percentuale di guarigione in questa diciamo, di pari misura. Sì. Ecco. L'ablazione ibrida? Sì. Sì, no, volevo chiedere appunto cos'è che poi alla fine rende insufficiente l'ablazione classica e quindi spinge il cardiologo, l'aritmologo ad andare oltre, insomma, questa nuova tecnica. L'ablazione tradizionale, diciamo, raggiunge solo il 60-70% delle cellule, perché riesce a raggiungere quelle cellule che si trovano all'interno del cuore, poiché il catetere attraverso la vena può raggiungere solo la parete interna. Ed è questo il limite di questa tecnica. Quando questa tecnica non funziona, bisogna utilizzarne un'altra che si chiama ablazione ibrida, e in particolare una tecnica che abbiamo proprio inventato noi, la Mediterranea Technique, che è una tecnica che consente di raggiungere le altre cellule, quelle che non si possono raggiungere all'interno, questa volta raggiungendole all'esterno, quindi di raggiungere quelle che si trovano sulla superficie esterna del cuore. Come fare? La tecnica ibrida di ablazione prevede proprio questa bruciatura sia all'interno che all'esterno. I primi casi sono stati fatti, come spesso accade, negli Stati Uniti 5 anni fa. 4 anni fa io ho iniziato un'esperienza di questo tipo in Italia. Il problema grande della tecnica ibrida era la grossa invasività, perché nei pochissimi centri, in Italia viene fatto in un paio di centri al nord Italia, nei pochissimi centri in cui viene praticata in giro per il mondo, viene fatta attraverso dei tagli o delle punture sul torace e viene fatta poi seguire dopo un mese da un'ablazione a livello invece inguinale. Con la nostra Mediterranea Technique invece abbiamo sviluppato un'evoluzione importantissima, perché riusciamo a fare un'ablazione dall'interno e dall'esterno contemporaneamente nella stessa seduta e con un taglio molto piccolo di appena 3 cm che viene fatto esattamente qui alla fine dello sterno, attraverso quindi una piccola incisione con un buchetto attraverso il quale poi inseriamo una sondina che manovriamo con una speciale apparecchiatura sotto guida elettroanatomica, si dice così. È una sorta di videogame dove c'è un calco virtuale del cuore intorno al quale noi ci muoviamo con questa sondina per andare a colpire, trovare, a scovare quelle cellule impazzite che si nascondono sulla superficie esterna e che quindi possono sfuggire all'ablazione dall'interno. Ovviamente contemporaneamente viene fatta anche la classica ablazione dall'interno, ma tutto in una sola seduta. Sì. Questo ti consente di essere molto più efficaci. Appena ieri ho trattato un paziente che era stato un paziente di 56 anni che aveva fatto 2 ablazioni dall'inguine in altre strutture campane e che era fibrillante cronico da ormai 3 anni. Tra l'altro aveva sviluppato anche una cardiopatia dilatativa, il suo ventricolo si era ammalato a causa della fibrillazione atriale, perdendo in forza di contrazione. Beh, grazie a questa tecnica abbiamo visto proprio la maggiore potenza della tecnica, perché abbiamo iniziato con quella endocardica, come aveva già fatto all'inizio in precedenza del paziente, ma quando siamo passati all'esterno abbiamo bruciato in alcuni punti che abbiamo imparato a riconoscere noi in Mediterranea, e allora lì si è vista la differenza, perché il paziente è ritornato in ritmo sinusale e non è stato più possibile scatenare l'aritmia. Sì, ecco, quindi meno invasiva, quindi più, come dire, più
sopportabile, tollerabile dal paziente. Ecco, come si tiene il paziente in attesa dell'intervento? Perché è chiaro che l'intervento poi voi dovete programmarlo, e magari il paziente magari può essere anche, come dire, può essere anche disagiato, perché magari ha delle difficoltà, delle sofferenze. Quali sono poi tempi di guarigione e del follow up? Sì, allora, la preparazione all'intervento e la gestione preoperatoria viene fatta egregiamente dai tanti colleghi cardiologi del territorio. Come dicevamo prima, esistono dei farmaci antiaritmici, anticoagulanti che vanno dati in questi pazienti. Ci sono pazienti che sono asintomatici, che possono anche convivere con l'aritmia, ce ne sono altri invece che, nonostante i farmaci, continuano ad avere sintomi o sviluppano poi delle sequele a causa della fibrillazione, e sono questi quelli dove poi dobbiamo intervenire noi aritmologi. L'intervento, così, con la tecnica della Mediterranea Technique, quindi la nostra tecnica che pratichiamo noi del gruppo Servisan, è un intervento che viene fatto, come dicevamo prima, in maniera mini-invasiva, in anestesia generale. In ogni caso il paziente dorme, l'intervento dura circa 3 ore. Il paziente successivamente viene monitorato un paio di giorni in ospedale, le prime 24 ore le fa in ambiente intensivo, in unità coronarica, poi torna in reparto, conserva un drenaggino che viene rimosso dopo 2 giorni, una volta rimosso il drenaggio fa gli ultimi accertamenti e torna a casa. Il recupero è molto rapido, lui torna a controllo della ferita, che ripeto, di 3 cm una settimana dopo, dopodiché viene riavviato alla vita normale senza nessun tipo di sì. problema. Deve fare una cura anticoagulante per almeno altri 3 mesi, e solitamente noi prescriviamo una cura antiaritmica per almeno 1 mese. Ecco, in conclusione possiamo dire che si incorre nell'aritmia per un fatto genetico oppure per diciamo un cattivo uso di se stessi, cioè uno stile di vita sbagliato? Dalle sue esperienze, ecco, lei quale immagine ha tratto dell'origine dello start-up dell'aritmia? Grazie di questa domanda, perché mi dà l'opportunità di ricordare alla popolazione che è vero che possiamo curare la fibrillazione atriale con i farmaci o con le ablazioni, anche con queste più sofisticate che facciamo noi, ma la cosa più importante, deve essere sempre un mantra, una cosa che vale per tutto in medicina, è la prevenzione. Sì. Lei mi sta invitando proprio a parlare di prevenzione, a ricordare che se è vero che alcune forme rare di fibrillazione possono essere geneticamente sì. trasmesse e familiari, certo. molte invece sono legate anche alle cattive abitudini di noi cittadini. Quindi sono legate all'obesità, la fibrillazione è correlata all'obesità, è collegata all'ipertensione, è collegata al diabete, che è collegata a un cattivo stile di vita, quindi alla sedentarietà. È importante sì. controllare questi fattori per ridurre la probabilità di ammalarsi di fibrillazione atriale. Sì. Un'altra cosa importante che mi stava sfuggendo è anche l'uso di alcolici. La fibrillazione atriale è molto correlata anche a quello. Poi ci sono delle malattie che non dipendono da noi, come i disturbi tiroidei, che a volte possono sì, poi sì. essere riconosciuti perché insorgono una fibrillazione atriale. E in quel caso va curata la tiroide, non va curato il cuore, certo. va curata prima la tiroide. Sì. Bene, concludiamo con un filmato realizzato poco fa, inviatoci poco fa dallo stesso dottor De Martino su un paziente appena, o meglio, in corso di operazione, nel momento in cui è stato fatto il video, di ablazione ibrida. Sentiamo il suo commento. Siamo qui al termine di un'ablazione ibrida di fibrillazione atriale, un paziente con una fibrillazione atriale persistente di lunga durata, atrio molto dilatato, 150 ml di atrio. Abbiamo effettuato un'ablazione prima dall'inguine attraverso un classico accesso femorale, bruciando all'interno del cuore, e poi attraverso la nostra tecnica della Mediterranea Technique, anche un approccio epicardico. Vedete lì il catetere che entra direttamente nella zona subxifoidea per arrivare all'interno del pericardio e per raggiungere quella che vedete in questa immagine, che è una ricostruzione TAC guidata. C'è la aorta, in viola c'è l'atrio sinistro, in turchese in basso l'atrio destro, si vedono anche bene le coronarie, e vedete muoversi il catetere, quel catetere giallo con la punta verde, che si sta muovendo in questo momento proprio nella zona del fascio di Bachmann, nella zona del tetto dell'atrio posteriormente alla aorta, dove abbiamo effettuato una serie di erogazioni, che sono quei pallini rossi lì. Bene,
Facendo questo tipo di bruciature è stato possibile mandare il paziente spontaneamente in ritmo sinusale e soprattutto osservate adesso simulandolo a 70 millisecondi di ciclo, quindi a più di 1200 battiti al minuto, circa 1200 battiti, non è possibile più mandarlo in fibrillazione. Simuliamo ancora più aggressivi per un tempo ancora più lungo, guardate l'aggressività enorme. Ciò nonostante all'interruzione il paziente rimane sinusale, non è più inducibile. Questo risultato con la sola ablazione endocardica che facevamo, abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, non sarebbe mai stato possibile.